ragazzi, la cena dei regini, passati allo spazio adesso delle notizie dalla strada, quelle più curiose, quelle più particolari, quelle che tu vorresti andarti a cercare sul web ma non hai voglia di farlo, ed è per questo che ascolti questa bellissima trasmissione. Cena@bacco.it per commentarle insieme a noi, ed iniziamo con quella che secondo me questa settimana è la notizia, ragazzi, la notizia. Dissotterrati i videogiochi della Atari. Questa praticamente nel 1983 la Atari, un po' verso la fine del periodo d'oro delle console, ha avuto un grande numero di invenduti di cassette di videogiochi, che ai tempi si usavano le cartucce, e quindi ha deciso, per smantirle diciamo in maniera abbastanza veloce, di sotterrarle in una discarica in New Mexico. Molte di queste cassette, milioni di cassette, erano principalmente del videogioco peggiore della storia, ovvero quello di E.T., cioè tratto dal film, sul quale sono. E questa, cioè, c'era, per 30 anni c'è stata un po' questa leggenda metropolitana di queste cassette sotterrate nel deserto del New Mexico. Ebbene, grazie alla Microsoft, che ha commissionato un documentario sui giochi un po', diciamo, del retro gaming, sono andati a dissotterrare queste cassette e effettivamente le hanno trovate. Quindi quando la realtà supera la fantasia. Sì, era una leggenda che comunque girava. Una leggenda grandissima, era una delle più grandi leggende del mondo dei videogiochi, le cassette di E.T., questo giochino veramente oscido, perché infatti ha ragione, è ricordato come il peggior videogioco di tutti i tempi. Ma come mai, com'era? Allora, il videogioco era brutto, tra l'altro era come dire vessato da un sacco di bug che permettevano al protagonista di cadere in delle trappole senza poterne uscire. Bello. Quindi comunque già era quasi impossibile da finire anche per i bug. Quindi pensa tu, la realtà che supera la fantasia. No? Quale videogioco sotterreremo oggi? League of Legends. Peccato non c'è una versione. No, i server, direttamente i server. La domanda è: quale gioco sotterremo oggi perché è brutto, o quale gioco sotterremo oggi perché è bello e vogliamo farlo trovare più avanti? No, perché è brutto, perché se è bello si condivide. Trilogy battuta. Quello che ha detto lui. League of Legends, lasciate questo. Non esiste CD, mi dispiace. C'è un videogioco che si chiama Super Putti. Terror Server. Super Putti. Super Putti. Credo che sia il più brutto della storia. Già il nome, già il nome è quanto. Già il nome è quanto. Che fa delle cose ridicole. Ok, abbiamo trovato il gioco. Su Super Putti, tra l'altro, voglio dire. Anche il nome. Ma che c'hai un. È un peluno. Che cos'è? Un peluno. Un peluno che lo sotterreremo e tra 30 anni rivenderò a prezzo di mercato. Ma comunque, ragazzi, i peggiori videogiochi della storia finiscono così, sotterrati. Per la tecnologia che comunque fallisce, c'è un'altra tecnologia che riesce alla grande. È il momento delle selfie. Le selfie, questa grande moda. Ma cos'è una selfie? Cos'è una selfie? È una cavolata. Se ti metti là e ti fai la foto da solo, giusto? Prima c'era quella di farti la foto in bagno, invece no, invece col fatto che più o meno la stessa cosa, perché sì, vedi solo il fatto che puoi girare, cioè hai l'opzione alla fotocamera di girarla e ti puoi fare attento la foto in faccia. Hai capito? E quindi, comunque, questa è la moda delle selfie. Un ragazzo in America si stava scattando una selfie per fare comunque il ricercato accanto a dei binari del treno, quindi dei binari ferroviari, se non che il treno è passato e il macchinista gli ha dato un calcio esattamente in faccia. Tutti riderete di questa cosa. Tutti riderete di questa cosa, direte è un cretino, eccetera. E invece è diventato abbastanza riccarello, perché comunque YouTube e altre case di produzione gli stanno pagando fior di quattrini per avere il video originale, perché comunque è diventato virale e quindi vorrebbero addirittura acquistarlo. Okay, non è diventato riccarello. Riccarello cretino. Okay, ma non è diventato riccarello perché poi la ferrovia gli ha dovuto pagare i danni. No, ancora esploriamo anche questa possibilità. Ma non credo, cioè non doveva adattare. No, non ha avuto conseguenze se non un forte mal di testa. E comunque penso che alla fine, per quello che sta avendo adesso in termini di visibilità, anche la ferrovia. Ok, domani Bach portiamo a dire davanti alla stazione. Certo. Perché sempre io potrei prendere il botte? Sì,
Sì, la questione è che da noi devi aspettare tipo 2 ore. Dai, tutto il tempo di stare là. Cioè, non ti basta la memoria del videocamera. Ragazzi, la tecnologia, che meraviglia la tecnologia. Ad esempio questa coppia che voglio dire, coppia moderna, una coppia americana, Alicia e Steven, hanno concepito questa bambina. Ma loro giovani, loro moderni, loro coppia del 2014, ha detto: perché non fare una cosa carina? Facciamo decidere al web il nome di nostra figlia. E ragazzi, il web ha deciso e la bambina si chiamerà Cthulhu. Questa è una profezia che sa vero. La domanda che sorge spontanea: Cthulhu non sarebbe un nome da maschio? Ma vabbè ragazzi, è una cosa che trascende, tra l'altro comunque era per maschio perfetto. In quanto divinità comunque al di sopra è super parte. Comunque il web ha scelto Cthulhu come nome della bambina, si capisce anche dalla reazione di questi sciagurati perché hanno scelto questo. Non poteva andarle peggio. Abbiamo inviato te. Come? Poteva andarle peggio. Peggio di Cthulhu? Non saprei, però comunque. Alla fine. Appena detto un web mi sembra che qualcosa come Sexy Girl 87. Perché comunque potevano mescolare. Alla fine loro, sconcertati, chiaramente hanno ringraziato tutti, ma hanno dato il nome anche un po' triste di Amelia. Amelia, perché? Perché ragazzi? Era meglio Cthulhu. Comunque. Qualche giorno fa ne discutevamo con Panda e gli ho detto: ma te le immagini questa qua all'appello a scuola? Allora, Barrega, presente, carino, presente, Cthulhu, rilfutale! No, Cthulhu, si apre il terreno che mi ha evocato! Fantastico, ragazzi! Una volta sapevo l'evocazione a memoria, ora non lo so più. Beh, di meglio così perché non è il caso di lasciare comunque grande spazio al web. Lo sa bene questa storia piccola di un utente di un social network che ha trovato un giornale del 73. All'interno di questo giornale del 73 c'era un messaggio veramente molto particolare. Quindi c'erano questi annunci che si mettevano una volta quando prima dell'epoca di WhatsApp e via dicendo, che si potevano pubblicare sul giornale, e il messaggio più o meno rientrava, recitava così: piccola, fai il violino più basso. La casa sembra più buia di prima, nessuna che mi parli all'ora dei pasti, la calda luce che mi accoglieva al rientro a casa non c'è più. Non avevo realizzato quanto potesse essere vuota la mia vita senza di te. Ora che so quanto questa perdita mi abbia colpito, messaggio d'amore, per favore, poni fine alla mia sofferenza, rispediscimi la televisione. C'è un messaggio, 4 righe di amore puro, vero? Sentite, c'è. Alla fine, rispediscimi la televisione? Quanto guarda, tu, guarda, pensa tu, hai il messaggio guarda, di. Ma tutto peggio, non rispediscimi il DS. Sei il 73, dentro. Però pensa tu, questo messaggio. Ho conosciuto persone che hanno. Ragazzi. Ho conosciuto persone che hanno chiesto indietro di vedere le varie console. Pensa, già nel 73 c'erano questi problemi con la televisione. E questo ragazzo, Rick, che alla sua ragazza si chiamava Sue, ha dedicato comunque diverse righe che sembrano un bellissimo messaggio d'amore, e poi il finale è così. Questo finale particolare. Ragazzi. Dai, il finale è a sorpresa. Mm-hmm. Ma Scorossi ci ha fatto una canzone su questa cosa. Restituisci la radio, no? ragazzi, ma per una comunque tecnologia che vince c'è anche delle riflessioni da farsi. L'ha fatto questa ricca madre cinese che voleva far conoscere alla figlia la natura.
quindi la natura, quella più vera, più anche selvaggia. Aspetta, volendo, cioè... Voi cosa avreste fatto per far conoscere al proprio figlio, figlia natura? Avrei scapolato da Spromonte. Tu? La porto in campagna con gli animali. Fattoria, insomma, sì, io. Fattoria. La quella, cioè di base, il bosco, la fattoria. Esatto, è praticamente anche questa ragazza. Più o meno. 33 anni, ex insegnante, tra l'altro abbastanza ricca. Anche su questo c'è da riflettere, ex insegnante, ricordo. Gan Lee si chiama lei, per far conoscere alla figlia la natura ha dovuto affittare un'intera montagna cinese. Cioè, come dire, si è riservata questa montagna per permettere alla figlia di conoscere cosa fosse la natura. In Cina hanno chiaramente un grave problema di inquinamento, quindi ha deciso di spendere così al meglio i soldi suoi e del marito. 3.500 euro al mese gli costa l'accesso esclusivo a questa montagna, che è solo per sua figlia. Anzi, non è costa solo. 3.500, cosa vuoi che sia? Cioè, permette alla ragazzina di andare con la biciclettina a farsi un giro. Ma puoi mettere poi senza pericoli, che poi magari passano macchine o chissà che. Soltanto lupi, orsi, non so. Dragoni cinesi. No, ovviamente non possono mancare. Ragazzi, si è conclusa felicemente la storia di questa ragazza americana, anzi inglese, americana-inglese, dopo 15 anni lei aveva una particolare propensione, mangiava solo patatine fritte, dopo 15 anni però ce l'ha fatta, grazie all'ipnosi è riuscita a mangiare un pasto completo, quindi 15 anni di patatine fritte. C'è un cibo al quale non riuscireste a resistere? Quale? La pizza. Però quello già quella è completa, bene o male riesce a sopravvivere. Lo vedrà. Polpette in generale, cioè. Così, polpette di carne. Io bando. Ricorda di Bach che in Cina il tè più prezioso è caro, ricorda. Non ricordiamolo che è meglio. Ragazzi, andiamo verso la fine, quindi adesso si sa cosa c'è, il bollino rosso, perché le notizie un po' più, diciamo, piccantelle, più particolari. Questa qua innanzitutto è anche una notizia sportiva, quindi unisce diverse cose. Guarda, non ti scioccare, perché vuoi dire, seguite tutti il calcio, no? No. Ragazzi, è successa una cosa particolare alla nazionale iraniana di calcio femminile. Queste ragazze decise, fortissime, iraniane, però quattro di loro sono state sospese. Sono state sospese per un determinato periodo di tempo, anche abbastanza lungo, mi sembra quasi un annetto. Dopo ricominciano a giocare? Sì, spero di sì. No, ora spieghiamo il perché. Okay. Sono state sospese perché si è scoperto che erano uomini. Bellissimo. Scandalo negli spogliatoi. Scandalo negli spogliatoi del calcio femminile iraniano, perché comunque queste ragazze, qua abbiamo una foto che è abbastanza eloquente. Non si notava affatto. Diciamo che è il problema, qual è, loro? Che comunque hanno questa cosa che gli copre i capelli e quindi non si coglie esattamente il soprattutto questo. Effettivamente la differenza tra uomo e donna sta nei capelli. Esattamente. Perché se uno non vede i capelli. A prima vista, voglio dire. Santo cielo! Andrea, mezzo del burro! Ma ragazzi, la cosa bella è che anche altre non fare queste cose, che poi non è il adesso caso. Sì che sembri un uomo! La cosa bella è che anche altre due sono sospettate della stessa... Sospettate, perché controllare no, è complicato. No, ti spiego, perché molte di loro stanno facendo il cambio di sesso e quindi devono raggiungere un certo, non so esattamente la cosa, però devono completare il discorso per dichiararsi giocatrici femminili. È quello che le hanno sospese, non è geniale, no? Cioè, capito?
Cioè, come se in Italia uno arriva, tipo, si compra una squadra di calcio femminile e poi va da Totti e gli dice: senti, mi serve un bomber di quelli paurosi, puoi cambiare sesso un paio di anni. Totti bomber pauroso dove? Semmai Luca Toni. Ma tu che sei da Lazio? Ragazzi. Bambini, calma. Ci sono. Non fate i giocatori di League of Legends, calmatevi. Ci sono altri problemi. Andiamo verso la chiusura di questa bellissima rubrica, veramente molto calda, ma con una notizia abbastanza congelata, perché in Svezia è stato commercializzato un gelato dalla particolare forma di razzo. Questo già da particolare forma di razzo ha comunque collezionato diverse denunce, perché i genitori, che fai? Non gli compri il gelatino alla ragazza? Non lo vai a scartare? Questa forma di razzo è comunque un po', diciamo, ambigua, e quindi l'azienda produttrice di questo gelato è stata vessata con diverse denunce, quindi dovrà eventualmente andare a rivedere questo gelato. Ma per il Calippo non ho mai detto niente a nessuno. E per il Pirulo? Una alla volta. È evidentemente diverso. Ma si sono confusi loro, non era a forma di razzo. Per una lettera, vabbè. È la lettera che ti dà, la grafica che sembra una R. Ragazzi. È il marketing, è veramente. Ma io dico, quanto tempo c'è in queste elezioni? Cioè, in Giappone c'è la festa del razzo. Del razzo. Il primo uomo su. Cioè, sì, la festa della fertilità. Vendono. Anche nell'antica Grecia c'era la stessa cosa. Vengono venduti per le strade direttamente biscotti, gelati, ghiaccioli, tutti con quella forma. Bellissimo. Ragazzi, l'ultima notizia. Tutti insieme per rendere più fertile il terreno. Ma va bene così. Perché andare proprio nel dettaglio? Lasciamo un piccolo spazio di immaginazione. L'ultima. C'è proprio una laurea specifica. Hanno una preparazione incommiabile, ragazzi. Ultima notizia, ragazzi. 1946, Walt Disney produce un cartone animato. Walt Disney, noi lo conosciamo. Cosa ha fatto Walt Disney? Esattamente, un cartone animato di Walt Disney. Bianco e bello. Mary Poppins, Cenerentola, insomma, queste cose tipo Steamboat, Star Wars. Nel 1946 la Disney ha fatto anche un cartone animato, diciamo, a sfondo un po' sociale. Si intitolava The Story of Menstruation e trattava il tema, un piccolo problemuccio femminile, possiamo dirlo, mensile, no? Femminile, mensile, a scadenza, che illustrava alle ragazze come affrontare questo problema. Pensate, la Disney nel 1946 ha prodotto 10 minuti di cartone animato dedicato a questo tema. È il grande problema che può portare alle ragazze, quindi dimostrava loro che comunque si può avere una vita normale, nello specifico. Ragazzi, la Disney soprattutto vi confortava sul fatto che potrete comunque continuare a nuotare. Si voleva morire. Non è una malattia trasmissibile. Nuotare, fare la ruota. No, potete continuare a nuotare, potete continuare ad andare a cavallo e addirittura, dice la Disney, danzare. Beh, la Nuveni ha detto che ti puoi lanciare col paracadute. Abbiamo aggiornato le possibilità femminili, perché ormai è possibile tutto. Pensa, la Disney ha fatto questo, si è prestata a questo. Pensavo fosse un'idea malsana delle pubblicità negli ultimi periodi, invece no. E invece c'è arrivata lei già nel 46. Non ti senti meglio adesso, Panda? Sono più contento per te. Ragazzi, c'è una caccia di Bacco.it, commentate queste notizie, soprattutto l'ultima mi sembra tanto particolare, e noi ci troviamo con un piccolo spazio musicale.